Tradizione e innovazione si intrecciano nei 204 anni che sono trascorsi dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che si festeggia ogni 5 giugno su tutto il territorio nazionale. Festa grande dunque nella capitale, a Roma, in piazza di Siena, a Villa Borghese, alla presenza del Capo di Stato e delle massime cariche istituzionali, e anche nella nostra provincia, a Pesaro, dove questa mattina si è tenuta una celebrazione semplice ma significativa, in linea con i principi di legalità, sicurezza e prevenzione, svolta dai Carabinieri di Pesaro Urbino, attraverso un reparto operativo, 3 compagnie e 34 comandi stazione e, da gennaio 2017, un'organizzazione speciale dei Carabinieri Forestali. Certamente per noi è un momento, direi, magico ed è importante dal punto di vista storico, quello che siamo stati, quello che siamo ora e quello che spero che saremo, con le nostre tradizioni a garanzia della sicurezza del cittadino, vicini al cittadino, i nostri comandi che sono disposti su tutto il territorio provinciale in maniera capillare offrono ancora oggi al cittadino delle pronte risposte. È stata dunque l'occasione per tracciare un bilancio del lavoro e dei risultati conseguiti e per premiare la professionalità, il coraggio, l'intuito investigativo e lo spirito di servizio di alcuni militari che si sono particolarmente distinti, anche in contesti critici come nelle missioni in Kosovo o Afghanistan. La comandante della compagnia di Pesaro, Patrizia Gentili, e il comandante provinciale, Luciano Ricciardi, sono nella nostra provincia dall'ottobre del 2017. Pertanto è la prima volta che partecipano alla festa presso la caserma di Pesaro, intitolata al carabiniere medaglia d'argento al valor militare Robusto Antonelli, e sono rimasti soddisfatti della cerimonia, che si è svolta all'aperto sotto una tensa struttura, in cui i comandanti e i militari hanno sfilato sopra un tappeto rosso che divideva lo scenario. Erano presenti molti ospiti, i familiari dei soldati, le autorità civili, militari e religiose della provincia, il sindaco di Fano Massimo Seri, di Pesaro Matteo Ricci e vari rappresentanti del territorio provinciale e locale. Lasciano il luogo della cerimonia i gonfaloni delle città. È un misto bellissimo di forma, che poi la forma in questi casi assume proprio il sapore bellissimo della tradizione. E quindi, come l'articolo che ci ha letto di un giornalista, il comandante, e l'arma è antica, ha 200 e passa anni, li dimostra tutti, nel senso che ha una grande storia ma si è adeguata. Quindi è stata una bella cerimonia, credo. Lo vedo anche dai volti rilassati e dei nostri ospiti che in questo momento ci circondano.